dei libri che sono l'esito di un lavoro fatto insieme alla Casa della Poesia, insieme al Centro di Documentazione Stenzerari, ma molti altri che a questi progetti hanno lavorato. È stato una delle cose che abbiamo fatto durante il semestre di Expo per valorizzare il nostro parco. E visto il successo che hanno avuto, erano itineranti in tutto il parco, c'erano panelli sia per i percorsi di conoscenza che per i percorsi diversi. Quindi l'idea è stata con Antonietta e Marina quella di provare a mettere insieme due pubblicazioni che non solo ricordassero il successo appunto del semestre di Expo, ma che in qualche modo lasciassero un'ulteriore traccia della storia, della conoscenza del nostro parco. E anche, possiamo dirlo, al di là della guida della villa, la prima pubblicazione, diciamo, che il consorzio minerale proprio di Monza fa in collaborazione con le due associazioni qui sopra, sarà in merito da pochissimi euro, come si dice, sia al workshop della villa, sia nell'info point del parco e poi nel circuito di librerie che è stato pubblicato da Bella Villa. Io non rubo altro spazio, lascio solo, dico io, ma lo dirà anche l'assessore Abbar, grandissimo ospite e amico personale, ma anche del consorzio. I pochi saluti del sindaco, del presidente del consorzio, che per gli impegni suoi egressi non ha potuto essere con noi. Quindi grazie ancora a chi ha lavorato, ricordo anche Corrado Beretta che si è potuto le quinte, ma è un grandissimo protagonista anche di questa cosa qui. Quindi buona presentazione, lascio solo un secondo l'assessore Abba per un saluto. Grazie ancora. Grazie. Mi diceva Lorenzo i saluti del sindaco che non può, sono giornate molto dense in questo mese di settembre che sta finendo. Volevo ringraziare per le attività che vengono fatte, non solo per queste, ma anche per quei circuiti, per quegli eventi, quelle manifestazioni che fate, perché contribuiscono ad arricchire da una parte anche la ricerca storica e culturale, che è, non credo che ci sia sempre qualcosa su quale dei temi su quale cose, ma anche un po' la ricchezza dell'offerta del territorio, che anche se noi stiamo lavorando per portarla a livello nazionale e internazionale, riusciamo a farlo proprio perché poi sotto, a livello, dico locale ma non è la parola giusta, ci sono tutte queste associazioni, ci sono queste offerte culturali, c'è questa offerta di attività, che appunto il fatto di riuscire a comunicarla all'esterno, in Italia piuttosto che all'estero, e lo possiamo fare perché poi siamo forti del fatto di avere l'attrattività e di avere associazioni come queste che poi contribuiscono a darne un maggior peso specifico, una maggior profondità per chi volesse entrare più nel dettaglio. Voglio rubare un minuto per una cosa che riteniamo importante, ma proprio per il discorso che ho fatto. Dunque, domani io vado in Lussemburgo, non è una notizia importante questa, ma il problema è che ci vado portando il dossier ufficiale per la candidatura della costituzione di un itinerario culturale europeo dedicato ai longobardi, cioè le vie longobardi a Crossimo. Gli itinerari culturali europei sono ovviamente Santiago piuttosto che la via francese, esattamente questo. Ce ne sono 29 in Europa riconosciuti. Noi stiamo portandone uno che appunto è le vie dei Longobardi in Europa, che auspichiamo che venga raccolto, la precandidatura sta accolta, lo portiamo al dossier ufficiale. Sono 700 pagine, l'itinerario va da Hamburgo e anche proprio nord fino a sotto Salerno, abbiamo coinvolto in questo momento circa 200 enti che hanno aderito, una cinquantina di comuni italiani, 15 università europee, 5 musei, camere di commercio, tra l'università mi piace citarne 5 in Italia, che sono Sapienza, Salerno, Milano e la Bicocca. E quindi abbiamo iniziato facendo questo. È stato anche un lavoro di ricerca perché non è un percorso precostituito come potrebbe essere quello fisico. In realtà andava anche, come si può dire, motivato dal punto di vista scientifico, perché appunto
diciamo, la storia longobarda non è così nota, a parte che tutti lo studiamo un pochettino in Italia, non è così nota e così valenza. È un itinerario che attraversa di oltre 2000 km, percorre anche 11 secoli, quindi si parla del primo secolo avanti Cristo, si arriva con la fine a sud del grande principato del sud nel 1074, quindi un'ampissima storia, e per l'Europa è importante, non solo per i motivi che ho detto, ma anche perché rappresenta un po' un emblema di un primo popolo europeo che da rozzo e tribale e guerriero, come poteva essere all'inizio, si è trasformato nel suo percorso di volta in volta assorbendo e integrandosi con le realtà e le culture locali, fino a diventare anche un raffinato politico, un raffinato modo di gestire il potere molto delocalizzato. Quindi noi siamo contenti di questo, ci abbiamo lavorato per 3 anni, Monza è il comune capofila istituzionale, quindi ne porta gli oneri, e poi speriamo gli onori, ci sono molti oneri, poi speriamo di avere anche gli onori. Se sarà approvato, come speriamo, ipotizziamo, confidiamo, e poi si inizierà la costruzione, quindi con il riconoscimento delle tutte le realtà locali. Grazie, scusate se ho prelevato questo minuto, però mi sembrava un'occasione per raccontarvi questo. E grazie. Volevo soltanto accennarmi un po' meglio alla cosa, tra giugno e ottobre del 2015, nel tratto di Monza, voi vi sarete sicuramente imbattuti in alcuni pannelli. Alcuni di questi raccontavano in maniera un po' più dettagliata i vari edifici, ponti, motivi, da scire all'interno del parco, viali, punti di vista importanti, alcuni invece ricordavano delle poesie. E poi sulla copertina di questi libretti trovate un'immagine e all'interno trovate una poesia. E questo è stato un po' l'elemento unificatore di questi due percorsi, così effettivamente così diversi tra loro. Il percorso è un'editrice per Mario Micozzi, che ha anche illustrato tutte le poesie. Quindi qui vedete la poesia di Paolo Bazzaglia, che ringrazio, e l'immagine di Mario Micozzi, che ringrazio tantissimo, e che accomuna questi due percorsi appunto così diversi. E questo è un'immagine, ci sono i pannelli che avevamo realizzato, i pannelli delle poesie e i pannelli del parco, era stato fatto un totem, sono indicati tutti i punti dove si trovavano questi elementi. Il Collegio degli Architetti e degli Ingegneri di Monza ci ha supportato per tutta la realizzazione del progetto, in particolare voglio ringraziare Sandro Agnetti che ha pensato queste strutture così leggere che sparivano, come potete vedere, sparivano assolutamente alla vista, anche perché il progetto aveva questa finalità principale della provvisorietà e della reversibilità, cioè dovevano essere delle informazioni che però non dovevano risultare assolutamente poco impattanti e le strutture non dovevano essere delle strutture invasive. E questo è anche un retaggio del mio lavoro di sovrintendenza e quindi Sandro ha interpretato perfettamente questo tema. E i percorsi di conoscenza è un'iniziativa appunto fatta in collaborazione col consorzio e devo ringraziare anche Alice Perconi, che non vedo ancora, Chiara Ongaro, e poi tutti gli autori delle schede che sono appunto Corrado Greca, Giorgio Buizza, Emma Corselli, Laura Bella, Francesca Milazzo, Laura Lazzaroni, Paolo Guareari, io mi ringrazio da sola e appunto Michele Conconi. Avrete occasione di sentire da loro due piccole informazioni, due piccoli approfondimenti e io appunto lascerei con la parola a loro. Questa è la famosa pianta del Brenda. E queste sono l'elenco di tutte le schede che voi troverete all'interno. Il lavoro è stato corredato dalle immagini che adesso correranno mentre noi cambieremo, che sono le immagini dei disegni conservati presso la Soprintendenza per i beni architettonici, forse non si chiama più così, ma evidentemente diventa così, per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, e sono dei disegni molto belli, molto interessanti, molto importanti, che
sono stati comunque oggetto di quella pubblicazione che è stata edita un po' di anni fa, ecco, piacevolmente vi scorrerà sotto gli occhi. Io ringrazio tutti, ringrazio Rosella che ha accettato di fare questa, l'ordinamento di questa serata e passo la parola a lei. Grazie. Abbiamo soprattutto collaborato l'anno scorso per l'allestimento dei pannelli. Anche qui Marina Rosa mi ha preceduto, Sandro Niente è già stato ringraziato da lei, ma io lo voglio ricordare nuovamente perché lui è veramente geniale. Detto questo, appunto, per rispondere alla domanda, noi siamo stati molto contenti di questa operazione perché riteniamo che sia molto importante riportare l'attenzione sugli edifici, sulle architetture del parco, non tanto o non solo sulla Villa Reale, Mirabello, Mirabellino, che già sono noti, conosciuti e commentati da tutti, ma soprattutto sulle architetture minori. E questo libro aiuterà tutti a conoscerle meglio. Non sono edifici poco significativi o voluti, costruiti in modo senza un pensiero dietro. Hanno uno stile che li accomuna, si potrebbe quasi parlare di uno stile del parco, riprendono tutti dei motivi classicisti e anche nelle tipologie si ripetono, cioè se andrete a vedere le piante, le osserverete meglio proprio anche grazie al libro, vi confronterete, potrete apprezzarne davvero la qualità. Adesso sono cucine che fino a costruite nell'Ottocento su edifici preesistenti oppure costruite direttamente dal nuovo, opera di architetti importanti quali Tazzini e Canonica, Tazzini era allievo del Canonica, hanno avuto sempre un ruolo importante per il parco e sono stati edifici, architetture che ospitavano attività produttive e funzionali al parco. Tanto che il nostro parco, a differenza di tanti giardini intorno a grandi ville, si è sempre differenziato e caratterizzato proprio perché si presentava quasi come una piccola città autonoma, parallela alla città di Monza. Si lavorava nel parco, c'era del commercio, c'era dello scambio con la città di Monza e tutto questo poi pian pianino è andato a morire. Adesso gli edifici sono abbandonati in parte, però bisognerebbe davvero cercare di recuperarli con un progetto unitario, non pensando a dare a mettere delle attività diverse in un edificio piuttosto che in un altro di volta in volta. Abbiamo con noi l'architetto Marina Rosa che oggi insieme ad altre diciamo così, colleghe e amiche presentano una serie di libri. In modo particolare il libro che presenta oggi? Allora, questa iniziativa è un'iniziativa che nasce per Expo 2015, è una collaborazione con il Consorzio Villa Reale Parco di Monza, la Casa della Poesia di Monza e il Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Monza. È un'iniziativa che vede appunto la pubblicazione di questi due piccoli libretti e il nostro in particolare, che abbiamo curato come centro documentazione, riguarda il parco. È una guida snella e agile, bilingue, del parco che mette in evidenza tutti i punti significativi di questa grande struttura e spero che sia altrettanto utile rispetto a questa meravigliosa app che ha fatto il consorzio, però non tutti magari hanno la tecnologia a portata di mano e questa è una cosa più semplice, ma credo altrettanto valida e interessante. Quindi abbiamo applicato la tradizione di un libro a tecnologia delle applicazioni. Sì, l'app è stata fatta in maniera
diversa, ecco, sono due cose che hanno viaggiato parallele. Questa è un'iniziativa strettamente, diciamo, culturale, che mette in risalto l'importanza storica di ogni singolo elemento, vuoi architettonico, vuoi vegetale, del parco. Abbiamo anche Antonietta Carabs, che è presidente dell'associazione Casa della Poesia di Monza, per quanto riguarda l'altro libro. Sì, vorrei precisare che c'è stato un connubio molto importante fra la Casa della Poesia di Monza e la casa editrice La Vita Felice, che si occupa prevalentemente di poesia di poeti, e con me la dottoressa Diana Battaggia, che è direttore editoriale di questa casa editrice. Stiamo collaborando e abbiamo collaborato per questo progetto in maniera intensa e in maniera proficua, con grandi risultati, perché il percorso che è stato realizzato all'interno del Parco di Monza ha visto la collaborazione di oltre 30 poeti italiani, ma poeti che vengono da tutta Italia, poeti anche molto noti, che hanno scritto dei testi inediti in occasione di Expo 2015, hanno donato alla Casa della Poesia questi testi, sono stati realizzati dei pannelli, per l'esattezza 30 pannelli bellissimi, arricchiti anche da un tratto grafico di un artista che collabora con noi ormai da tanto tempo, che si chiama Maria Micozzi. Ecco, quali altre iniziative ha in progetto la vostra associazione? Sono davvero tante, molteplici. Siamo molto attive, abbiamo uno staff molto creativo. Ogni anno noi portiamo avanti e realizziamo una rassegna culturale che si chiama Mirabello Cultura e che prende, realizza degli eventi culturali per tutto l'anno. Abbiamo anche fondato, e vorrei che anche Diana, che ne è responsabile all'interno di questo progetto, il Centro Durini, che valorizza il dialetto e le lingue minoritarie. Abbiamo iniziative diversificate che comunque portiamo avanti qui sul territorio di Monza e non solo. Ecco. Premi letterari, il premio letterario Aurelia Iozzo, che giunge quest'anno alla terza edizione, dedicato ad una figura del Novecento di grande spicco, molto amata e conosciuta, specialmente anche qui a Monza, per aver fondato la scuola di Agraria, e che vedrà il trattamento di corti teatrali, a differenza di altre stesure del premio che vedevano poesia e narrativa. Avremo il premio Isabella Morra, un'altra figura femminile emblematica e di rispetto per quanto riguarda la letteratura, e ancora avremo nella nostra ideazione un festival dedicato appunto alla poesia dialettale e alle lingue minoritarie europee. Quindi tante cose da fare con grande entusiasmo e ci auguriamo con partecipazione del pubblico. Abbiamo con noi Lorenzo Lamperti, direttore del Consorzio Villa Reale e del Parco. Ecco, qual è l'impegno a sostegno della cultura per quanto riguarda queste manifestazioni del vostro istituto? Beh, allora, più che un impegno è, diciamo, una mission prevista dal nostro statuto e dal fatto proprio che il Consorzio nasce come un ente di valorizzazione culturale. Queste iniziative, come quella che presentiamo stasera, entrano un po' in questo alveo proprio di approfondimento della conoscenza del contesto storico, artistico, architettonico del nostro parco e della nostra villa, e in più c'è questo aspetto interessante dei percorsi cosiddetti poetici, no? Quindi questi 30 artisti poeti che hanno fatto ad hoc per il nostro splendido parco alcuni poemi che poi confluiscono in questi due libri che stasera andiamo a presentare. Ecco, quindi abbiamo praticamente la parte tradizionale e la parte poetica. Sì, esatto, e questo è il mix che ci ha spinto a fare insieme appunto alla Casa della Poesia, al Centro di Documentazione, questo progetto in occasione di Expo, che siccome è andato molto bene, è stato riconosciuto, è stato apprezzato, allora abbiamo proprio deciso di fare una pubblicazione che sarà in vendita a pochissimi euro, quindi per tutti i portafogli, e diciamo così, e che consentirà appunto una maggior conoscenza dello splendido contesto che è la Reggia di Monza.